Allora, siamo con il capitano del Dego, Edoardo Briano. Avete vinto la semifinale di ritorno 2-1 ai supplementari e vinto ai rigori. Siete in finale. Una grande stagione per il Dego, una grande semifinale oggi. No, ci tengo a precisare, il capitano di questa squadra qui, oggi per anzianità, ma il Oggi. Ok. vero capitano è Mattia Monticelli, ci tengo a Sì, precisare. fatto bene. E Capitano questa comunque, sera. esatto, è stata una partita molto corretta, e in tanti anni di calcio non ho mai visto comunque una semifinale così corretta con due squadre che hanno battagliato correttamente fino alla fine. È stata proprio una bella partita e faccio complimenti anche a loro perché sono una grande squadra. E noi, quello che ci contraddistingue è il gruppo fino a quest'oggi. Siamo veramente uniti per riuscire a essere lì dove siamo. Effettivamente anche stasera non era facile in partenza perché avevate perso l'andata in casa vostra 2-1, eravate obbligati a vincere almeno con un gol di scarto qui per poter andare ai supplementari, ai supplementari vi avevano già pareggiato, ci avete creduto, siete riusciti a segnare proprio all'ultimo su un rigore per un fallo di mano in area di un giocatore avversario e ce l'avete fatta ai rigori. Sì, è stata una partita, come dicevo prima, combattuta, all'andata in casa, loro sono partiti veramente forte, poi avevamo questo gol, diciamo, di svantaggio, poi siamo riusciti comunque a colmare la differenza reti oggi, complice tutti i supplementari e tutto. E comunque abbiamo veramente fatto una partita a viso aperto da Sì. entrambe le squadre, per entrambe le squadre, e comunque è stata poi vinta ai rigori. Il rigore è una lotteria, ma alla fine l'abbiamo scampata. E ora vi giocherete questa finalissima contro la vincente di San Lorenzo dalla Costa Borgo Rapallo, una grande stagione per il Dego perché siete ormai a un passo dalla prima categoria, dalla vittoria del campionato e dalla finale, e siete in finale Sì, di Coppa Liguria. vabbè, poi come al solito le finali sono tutte partite a sé, partite secche, e lì poi studieremo bene qualche tattica per l'altra squadra che affronteremo, inizieremo a guardare un po' anche un giocatore, tutte quelle cose lì, e vediamo, una partita secca, quindi una finale a sé. Benissimo, complimenti a tutti voi. Grazie.